Lodevole iniziativa di solidarietà durante l'emergenza sanitaria. La signora Immacolata Spisso, titolare di un negozio di tendaggi a Langusi, ha donato ben 800 mascherine all'ospedale di Salerno, ma anche all'ospedale di Curtere di Mercato San Zeno. Signora Immacolata Spisso, come mai questa idea? È nato tutto in un momento di bisogno e ho pensato di fare queste mascherine per dare un aiuto anche a persone che ne avevano bisogno. Com'è stata la cosa? Com'è? Benissimo, molto bello. È andata bene. Benissimo. Ed è stata accolta favorevolmente sia dai medici di Curtere che dell'ospedale del San Leonardo, che sono stati contentissimi di questa cosa. Lei quanto tempo ha impiegato per produrre queste mascherine? Ne facevamo più di 100-200 al giorno. Fare del bene le fa stare bene? Sì, benissimo. Se stanno bene loro, stiamo bene pure noi, perché lavoriamo e siamo bene. Adesso pensa di fare una propria linea di queste mascherine? Che produzione? Già le ho fatte, linee già personalizzate, e ho avuto abbastanza successo dopo questa cosa. Abbiamo fatto parecchie proprio mascherine. Quindi a lei paradossalmente l'emergenza sanitaria ha portato bene, nel senso che ha trovato lavoro. Benissimo, benissimo, dire la verità. Non vi siete fermati? No, mai. Ecco, la signora Claudia Botti, poi entriamo più nei dettagli del progetto, una bella iniziativa di solidarietà. Infatti è stato proprio questo il motivo che ci ha spinto un po' a prendere in considerazione questo caso proprio come oggetto di studio. Essendo docente di sistemi reti presso la scuola Il Fermi di Sarno, dovendo insomma realizzare questa traccia di esame, eravamo in piena emergenza Covid, leggendo appunto le varie notizie mi è capitato sott'occhio questo caso che veramente mi ha colpito tanto di Tina, e ho detto quale occasione migliore se non dare questa traccia, insomma dare questo spunto, questa come spunto di traccia per l'esame di Stato. Ed ecco quindi che i ragazzi, sì, quando si sono trovati davanti infatti a questa traccia, mi hanno iniziato a fare un po' delle domande, perché era proprio la realtà che stavano vivendo in quel momento, abbastanza delicato. Un problema ho sentito, sì. Signora, parlavamo di scuola didattica, che anno scolastico è stato? Allora, questa è la traccia data per il quinto anno lì presso l'Istituto Tecnico Industriale Fermi di Sarno. E io infatti, come ho detto prima, avevo bisogno di capire e realizzare un po' delle basi, perché come voi sapete, insomma, le tracce quest'anno la seconda prova l'abbiamo dovuta assegnare noi, quindi ci siamo dovuti infatti impegnare ulteriormente nel realizzare queste tracce. Per l'anno prossimo? Ah no, per l'anno prossimo siamo già preparati, la didattica a distanza l'abbiamo messa in atto alla grande, insomma, tutti quanti noi siamo pronti.